La scienziata di oggi è Enrica Calabresi. Nasce a Ferrara nel 1891 in una già colta famiglia ebrea. Impara e parla correntemente l'inglese, il francese e il tedesco. Nel 1909 si iscrive alla facoltà di matematica della Libera Università di Ferrara. Dopo un anno decide di cambiare e si trasferisce al Regio Istituto di Studi Superiori Pratici di Perfezionamento di Firenze. Nel 1914 si laurea in Scienze Naturali, è assistente presso il Gabinetto di Zoologia e Anatomia Comparata dei Vertebrati. Poco dopo si fidanza ufficialmente con Giovanni Battista De Gasperi, esploratore e docente di geologia che morirà in battaglia durante la Prima Guerra Mondiale. Si rifugia negli studi, soprattutto dei rettili, degli anfibi, degli insetti. Diviene segretario della Società Entomologica Italiana. Nel 1924 consegue la libera docenza in zoologia e 2 anni dopo ottiene l'incarico di assistente. La sua fama di studiosa è ormai riconosciuta e chiamata a collaborare a prestigiose istituzioni, il Museo Giacomo Doria di Genova, l'Enciclopedia Italiana Treccani e l'Università di Berlino. Riceve parecchie sollecitazioni a iscriversi al Partito Fascista. Il suo diniego le costa il lavoro di assistente e la collaborazione con la Treccani. Chiede inutilmente di insegnare nelle scuole medie e, non volendo ricorrere all'aiuto della famiglia, nel 1933 deve iscriversi al partito per ottenere un incarico al Regio Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Galileo Galilei di Firenze, dove insegna scienze naturali. Nel 1935 consegue l'abilitazione all'insegnamento medio. Poco dopo, nel 1937, sembra che le cose volgano al meglio. Le offrono di insegnare entomologia agraria come docente incaricata presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Pisa e poco dopo le viene affidata la direzione dell'istituto. Riesce a conciliare i due gravosi impegni tra Pisa e Firenze e si fa apprezzare da colleghi e studenti, tra questi Margherita Hack, la futura astrofisica. Ma nel 1938 i provvedimenti per la difesa della razza decretano l'espulsione degli ebrei dalle scuole di ogni ordine e grado. A lei e a molti altri colleghi è preclusa la possibilità di insegnare e fare ricerca. È dichiarata decaduta dall'abilitazione di libera docenza, allontanata dall'Università di Pisa, dal Liceo Fiorentino e dalla Società Entomologica. La sua famiglia si trasferisce in Svizzera. Lei decide di rimanere a Firenze, continuando la sua attività di insegnante nella scuola ebraica di Via Farini, frequentata dagli studenti espulsi dalle scuole pubbliche. Questa decisione le costa la vita. All'inizio del 1944 è arrestata e portata nell'ex convento di Santa Verdiana, adibito a carcere. Quando capisce che non potrà evitare il lager di Auschwitz, mette in atto il piano che aveva preparato da tempo. Si avvelena con un topicida che portava con sé, il fosfuro di zinco, e muore dopo 2 giorni di agonia nella notte tra il 19 e il 20 gennaio. Lascia le sue poche cose alle suore del carcere. Solo recentemente la sua figura è stata sottratta all'oblio, grazie soprattutto a 2 ricercatrici della Specola, il Museo di Storia Naturale di Firenze. Si compiono ricerche, si pubblicano articoli, è stato presentato un documentario sulla sua vita. L'Università di Pisa le ha titolato Laurea Storica di Entomologia. Queste poche righe sono un doveroso omaggio a una donna e scienziata eccezionale, Enrica Calabresi, di cui torneremo a parlare in uno dei nostri incontri del martedì. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima pillola.